Allora, salve a tutti, amici e lettori di Positano News e TV Sorrento. Siamo qui per parlarvi delle elezioni. Oramai ci siamo, per il 25 febbraio avremo un nuovo governo, un nuovo Parlamento. Le ultime novità sono queste piazze che vengono riempite in continuazione da Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle, cosa che la maggior parte dei media nazionali non sta riportando, mentre noi come giornale libero abbiamo sempre messo in evidenza anche questo. C'è il PD di Bersani che sta portando avanti un discorso di rinnovamento. Mentre c'è anche Berlusconi che, soprattutto dopo il programma con Santoro, ha ripreso a correre. A livello locale noi abbiamo due candidati che probabilmente verranno eletti per Rivoluzione Civile e sono Palagiano e Di Nardo. Candidati chi in Puglia, chi nella Regione Lazio. Dipende dai risultati che avrà il partito di Engroia, che vi terremo informati su queste evoluzioni. Positano News sta seguendo in continuazione le elezioni, gli appuntamenti che ci sono a livello locale. Ribadiamo e sottolineiamo che siamo un giornale indipendente, autonomo, così come pure con TV Sorrento, non abbiamo nessun tipo di collocazione e colorazione politica. Noi vi aspettiamo per il prossimo telegiornale che faremo, che sarà registrato mercoledì, per poi andare in onda venerdì prossimo. E inoltre avremo anche il cartaceo che sarà in distribuzione in Costiera Amalfitana e Pignano Sorrentina, sempre dedicato alle elezioni. Il voto di questo anno 2013 sarà un voto molto importante, un anno particolare, ci sono movimenti di novità, sicuramente di grossa novità e tutti ci aspettiamo questo risultato con ansia, sperando che la crisi che si è prospettata rientri in qualche modo. Abbiamo vissuto un 2012 veramente difficile, con il nuovo Parlamento, il nuovo governo, speriamo che le cose cambino. Noi continueremo a seguire tutte le iniziative che ci sono sul territorio. E vi aspettiamo più presto per il prossimo programma su TV Sorrento e su Positano News. Grazie.